2 febbraio 1999. Hugo Chavez viene eletto 61esimo presidente del Venezuela. È il primo con origini amerinde. Nella sua vita politica parlerà spesso e con orgoglio delle sue origini meticce, anche ispano-africane. Durante gli anni degli studi si unisce a un gruppo nazionalista di sinistra, ispirato al rivoluzionario dell'Ottocento Simón Bolívar, anche lui venezuelano. A completare la sua visione politica, il pensiero marxista-leninista, ma anche Giuseppe Garibaldi ed Antonio Gramsci. Forte d'un ampio consenso presso le fasce popolari, nel 1997 Chavez crea un partito politico, il Movimento Populista Quinta Repubblica, alla guida del quale stravince le elezioni ottenendo il 56,2% dei consensi. Il nome Quinta Repubblica indica la volontà di una nuova Costituzione e di un nuovo ordinamento giuridico, attraverso i quali sconfiggere la corruzione dei vertici istituzionali e il conseguente degrado economico, sociale e morale del paese. Subito dopo il giuramento da presidente, Chavez chiede al popolo il consenso alle riforme con un referendum, primo nella storia del Venezuela. I voti a favore superano l'80%. La rivoluzione cubana e la rivoluzione sandinista mi ispirano più di quanto potreste immaginare, ripete. Da questo momento Chavez, rendendo omaggio all'ideale bolivariano, si fa chiamare il comandante.